molti oggetti che devono ottimizzare la resistenza di un fluido sono affusolati. Questo lo vediamo sia, che ne so, nelle forme degli aerei, sia nel profilo di pesci o di uccelli, soprattutto quelli più veloci. E questa è una cosa, vabbè, diciamo, intuitiva, no? Quello a cui forse non sempre facciamo caso è che molti di questi corpi hanno la sezione più larga Diciamo che questa è la sezione più larga del corpo, che potrebbe essere di un pesce, e viene chiamata nella tecnica, diciamo, aeronautica, eccetera, sezione maestra, nel senso della sezione maggiore. E questa sezione maestra molto spesso o il progettista uomo o per chi ci crede, il progettista dell'universo e delle creature, l'hanno progettata nella parte anteriore del corpo che deve resistere che, diciamo, che si trova a contrastare la resistenza dell'aria o dell'acqua. E questo perché? Perché il maggiore fattore di rallentamento non è questo impatto. Perché in questo impatto non c'è o il minimo il distacco di vena. Nel senso che sì, qui si può creare anche una turbolenza, ma è una turbolenza piccola. Se si crea. La turbolenza maggiore si crea dalla metà del corpo a valle, verso valle. Quindi è necessario soprattutto che il corpo sia affusolato in coda più che in testa. Per cui un corpo, diciamo, che avesse la forma opposta, fenderebbe, noi diciamo, vabbè, questo, se l'aria viene di qua, questo fende meglio l'aria, no? Ok, sì, qui la fende meglio, ma il problema, il nemico da battere, non è qui. Il nemico da battere è qui, per cui che succede? Che il flusso d'aria arrivato qui trova, diciamo, improvvisamente una notevole un notevole spazio vuoto nel quale i vortici, il distacco di vena è maggiore, questo angolo è maggiore e quindi i vortici che si formano sono maggiori. Per cui succede che viene un maggior rallentamento. E ci può essere quello che, non so, che nelle moto viene chiamato lo sbacchettamento. Non so se qualcuno di voi ha la cattiva abitudine di andare in motocicletta. Bravo. Praticamente che succede? Se una moto procede in questo verso, è abbastanza facile che se va oltre una certa velocità, avverta una piccola vibrazione sulla ruota posteriore, che viene chiamato sbacchettamento. E questo è dovuto proprio al fatto che l'aerodinamica non è magari curata bene, o i pesi non sono distribuiti bene, per cui qui praticamente che succede? Che qui si creano questi vortici, e i vortici che si creano non sono simmetrici, non so se vi ricordate, ma non voglio riaccendere, si vedeva bene quando abbiamo visto alla fine il cilindro.
commercio di una patente. Io non ve l'ho fatto notare, purtroppo, mi è uscito di mente. Avete visto che i porci sembravano spostarsi prima di qua e poi aumentare di qua, non erano i vortici presi in un istante, non erano simmetrici, ma questa specie di scia ondeggiava un po'. Ondeggiando crea delle forze che hanno prima una componente di qua e prima una componente di qua. E questo può provocare, nel caso della moto, lo sbacchettamento laterale o in altre strutture potrebbe provocare, diciamo, una vibrazione verticale. Sì, diciamo, nelle moto è per così. In un altro corpo, come potrebbe essere un'automobile, si potrebbe avere un'oscillazione del treno posteriore in questo modo. Niente, vabbè, forse ci stiamo dilungando un po' troppo su questo argomento. Però questo argomento ci ritornerà utile, anzi lo ricicliamo subito, perché parliamo di un argomento in cui serve questo, e che è comunque di cinematica dei fluidi. Dunque, sì, su questo. Un'altra cosa relativa a questo. Allora, abbiamo detto che se noi vogliamo facilitare il flusso, e non è detto che vogliamo sempre facilitarlo, però se noi vogliamo facilitare il flusso, renderlo il più efficiente e più veloce possibile, dobbiamo ottimizzare la forma di determinate strutture. Ora, chiaramente noi ne siamo, diciamo, il creatore che crea le specie di uccelli e di pesci, né siamo ingegneri aeronautici, e quindi, diciamo, questi corpi immersi in un flusso magari possono non interessarci professionalmente, anche se, diciamo, sono una cosa molto affascinante, per cui io non riesco a non parlarne di solito. Però quello che ci serve sapere comunque, ecco, diciamo, il discorso del distacco di vena ci riguarda molto da vicino. Allora, di solito la funzione di un canale è quella di smaltire la maggior portata possibile nella minor sezione possibile. Cioè, quando noi progettiamo un canale, questo è visto in sezione, no? Perché progettiamo un canale? Può essere, diciamo, a volte per proteggere il fondo dall'erosione, ma molto spesso è perché questo canale, è perché questo corso d'acqua crea dei problemi perché qui ci sono degli insediamenti, eccetera. Allora, quindi la funzione del canale normalmente è quella di convogliare, di essere capace di convogliare il maggior traffico, se vogliamo, no? Nella minor sezione possibile. Perché? Perché nella minor sezione possibile? Perché
Sezione maggiore vuol dire altezza maggiore e altezza maggiore vuol dire che facilmente il canale può esondare. Una parentesi lessicale. Avete presente la differenza tra esondazione e inondazione? Forse no, perché diciamo, non è una cosa immediata. Adesso va fuori da un letto, da un corso, e Ino invece non ha un corso, non segue un corso, ma è un altro che... No, allora, esondazione, allora, il corso d'acqua esonda, che vuol dire esonda, esce dal suo letto, quello dove lui dovrebbe o noi potremmo che stesse, no? Quindi il corso d'acqua esonda, esondando, quindi esondare è un transitivo, esondando inonda il territorio circostante, che a sua volta viene inondato, non esondato. Esondare è intransitivo. Quindi esondare vuol dire uscire dall'alveo. Inondare vuol dire quello che noi sappiamo, cioè ricoprire d'acqua, invadere con l'acqua il territorio Quindi, quando si dice c'è stata un'esondazione o c'è stata un'inondazione, tutto sommato sono frasi equivalenti, però, e sono entrambe corrette. Però, bisogna stare attenti che quando diciamo c'è stata un'esondazione vuol dire che il fiume è esondato. E l'effetto è stata un'inondazione. Ecco, diciamo, l'inondazione è l'effetto dell'esondazione. Quindi, noi cosa vogliamo quando progettiamo un canale? Che l'acqua stia la più bassa possibile. Per stare più bassa possibile, deve andare anche il più veloce possibile. Anche se questo lo approfondiremo dopo. Per ora che stiamo parlando di tipi di moto, ci interessa che nei raccordi sia, qui per esempio c'è una curva, un gomito da fare, perché il territorio è fatto così, perché le costruzioni intorno sono disposte, per cui c'è, il canale deve deviare. Allora, chiaramente uno può avere più o meno margini di libertà nel progettare questo raccordo, però teniamo presente che se il raccordo è angoloso, qui c'è un distacco di meno. E qui diciamo il problema non è tanto grave perché abbiamo visto che le strutture che vengono colpite dall'acqua non creano grossi distacchi di vena, anzi a volte non ne creano affatto. Abbiamo visto che il distacco di vena si crea sempre a valle della struttura. Quindi in questo caso a valle dello spigolo. In questo caso qui diciamo il flusso dovrebbe aderire. Il problema però è qui. Quindi cosa succede qui? Che questa turbolenza rallenta il corso e fa sì che in tutta, mediamente, in tutta questa sezione, rallentando la velocità, la corrente si alza. E questo può creare dei problemi al territorio circostante, perché alzando, può inondare. Quindi dobbiamo tenere presente questo fenomeno. Questo è mai visto dall'alto, Questo è in pianta, visto dall'alto. Per cui se potessimo, se possiamo, diciamo, dare una sagomatura di questo tipo, è preferibile.
Stesso discorso quando c'è un allargamento o restringimento. Questo è un restringimento. Non aumenta la velocità, non è facile differenziare. Sì, aumenta la velocità. No, diciamo che il restringimento o l'allargamento noi non è che lo vogliamo fare, siamo costretti a farlo dalle condizioni che ci sono intorno. E questo è stato, più o meno questo disegno è valido sia per le condotte a pelo libero sia per quelle in pressione. All'opposto possiamo avere un allora, cosa avviene qui? Se la corrente, diciamo, è abbastanza lenta, non succede niente. Se però supera una certa velocità, qui si può avere quello che noi chiamiamo, cioè il distacco di vena. Quindi vorticità e quindi rallentamento che noi vogliamo evitare. Attenzione, rallentamento non rispetto a qui, perché comunque per il principio di continuità qui la velocità è maggiore di questa, voglio dire rallentamento rispetto a quello che ci aspetteremmo da un canale di queste dimensioni. Significa che in questa zona di ingresso c'è un rallentamento. Dopo il canale finito, finita la turbolenza, riprende il suo corso, però qui si crea una zona critica in cui se siamo obbligati diciamo, possiamo alzare gli argini, oppure, diciamo sempre se ce n'è la possibilità, dobbiamo dare una sagomatura più idrodinamica d'accordo per minimizzare il distacco di vena. Allora, potremmo già questo sarebbe un buon compromesso. Come si dice a Bari, mechi ferite camoerte. Perché comunque qui dà il distacco di vena, che qui è provocato da un angolo di 90 gradi, qui può essere provocato da un angolo di 45 gradi, diciamo, qui, diciamo, dov'è che è di 45? Scusate, sbaglio. Diciamo, si trova, mentre qui sono 270, di spazi di angolo che ha, qui saranno 270 meno 45, meno 50, eccetera, eccetera. Quindi questo distacco di vena sarà minore di quello lì. Meglio ancora, se fosse possibile, creare un raccordo un po' a collo di bottiglia, cioè no, in realtà le bottiglie non sono in genere fatte così. Allora, uno potrebbe dire, ok, ho capito perché questo è migliore di questo. Però magari comincio ad avere qualche dubbio su perché questo sia migliore di questo e soprattutto perché mai dovrebbe essere migliore di questo.
Allora, ricordiamoci sempre qual è il nemico da battere. Il nemico da battere è il... Il distacco di vento. Oh, però, scusate, io faccio così, dai, perché sta qua, è vero, dai. Non so se tu a scuola eri abituata a suggerire o a cogliere i suggerimenti degli altri. No, amici infermieri, quindi quando si toccano le vene vengono subito. Ah, ho capito. Allora, io al posto vostro avrei detto che il migliore è questo qui, no? E sarei caduto in una trappola, perché il migliore è questo. Perché il migliore è questo? Allora, tenendo presente che il nostro nemico da battere è il distacco di vena, cosa succede in questo? Allora, qui la corrente, effettivamente qui va proprio liscia liscia, no? Cioè, qui in questa porzione, diciamo, fino al punto di flesso, qui la corrente, diciamo, procede veramente senza intoppi. E però che succede? Che procedendo così prende velocità. E come disse Chiellini una volta, intervistato, non mi ricordo, per un contrasto, fece cadere un giocatore di un'altra squadra. E disse: ma tu quella volta perché l'hai fatto cadere? Quello disse, cioè, correva troppo. E praticamente stessa cosa, qui l'acqua in questa zona. È vero che noi vogliamo farla correre, vorremmo farla correre, e qui lei corre, però, come dice Chiellini, corre troppo. E che succede quando corre troppo? Che arriva qui con grande velocità, e una volta che è arrivata qui con troppa velocità, ingrossa i vortici e crea un maggior distacco di vena. Qui non si nota perché siamo in un restringimento, però il distacco di vena è maggiore. Invece con questa è vero che l'acqua qui, tra virgolette, sbatte e quindi viene rallentata, però questo rallentamento fa sì che l'acqua arrivi qui non troppo veloce. Praticamente qui l'acqua viene sgambettata come se fosse Chiellini, no? L'acqua viene sgambettata qui. Quindi poi quando riprende velocità la riprende fino a cioè è stata zoppata, no? Essendo stata zoppata, qui rimane più aderente al condotto e crea vortici di dimensioni minori. Quindi il rapporto corretto da fare è questo. E dirò di più. Questo qui è in assoluto il peggiore, a questo punto sarebbe meglio questo. Perché questo qui che fa? Rispetto a questo rallenta l'acqua in arrivo. Oh, discorso simile per gli allargamenti. Allora, gli allargamenti per quanto riguarda la perdita di velocità sono ancora più critici, perché qui è vero, abbiamo visto che nel restringimento si creano dei vortici, noi dobbiamo sempre guardare a valle del raccordo per vedere che vortici si creano. Ora però un allargamento è per sua natura più critico di un restringimento. Perché in un allargamento, è proprio nell'allargamento che i vortici trovano spazio per, diciamo, per creare i loro percorsi. E quindi, diciamo, è assolutamente da evitare un raccordo del genere, è da evitare sempre se magari il canale non è abbastanza profondo, diciamo, è meglio evitare un raccordo del genere e il raccordo migliore è proprio questo qui alla rovescia.
con queste ali, diciamo, questa curvatura, possibilmente, diciamo, più uno la può fare graduale, meglio. In maniera che l'allargamento sia il meno brusco possibile. Nei condotti in pressione stessa cosa, se noi dobbiamo fare un condotto in pressione che contiene non tanto diciamo, molti allargamenti e restringimenti, che non è una cosa molto frequente, però diciamo se contiene molti allargamenti e restringimenti e molte curve, se sono tanti questi raccordi, è meglio che siano sagomati il più correttamente possibile. Quindi che invece di comprare un raccordo a gomito, possibilmente ne compriamo uno. No, uno. Cioè se uno sostanzialmente non cambia niente. Ma se sono tanti in serie che ne dobbiamo fare, è meglio fare una serie di curve e non una serie di gomiti. Anche perché c'è un altro problema che si crea con i bruschi allargamenti. Allora, una delle proprietà dell'acqua, di tutti i liquidi, è la pressione di vapore. Diciamo che quando la pressione all'interno dell'acqua si avvicina a zero, che succede? Che nell'acqua si formano delle bolle. Questo si può anche vedere in una siringa tirando molto forte con l'estremo tappato, tirando all'improvviso, noi vediamo che si formano delle bolle che apparentemente sembrano bolle d'aria, invece non sono bolle d'aria, sono bolle di vapore acqueo, perché quando la siringa contiene solo acqua ed è tappata, tirando l'aria non la prende, la siringa non la prende, le siringhe sono perfette dal mio punto di vista, non passa niente. Quindi quelle bolle che si formano sono bolle di vapore acqueo. Che succede però? Quando in un condotto, per qualsiasi motivo, non so, c'è un restringimento, qui si creano questi vortici e quindi si creano delle depressioni. Queste pressioni possono arrivare a valori così basse da fare evaporare l'acqua e quindi creare queste bolle. Questo fenomeno si chiama cavitazione, cioè formazione di cavità. Però sono, per noi una cavità è una cavità in qualcosa di solido, no? Una cavità sotterranea, no? È una grotta che si è formata nella roccia. Invece qui stiamo parlando di cavità che si formano nell'acqua, o se preferite le chiamiamo bolle di vapore acqueo. Allora il problema non è la formazione della bolla, ma è che quando la bolla, finita la perturbazione, collassa, quando la bolla collassa, questo collasso può impattare sulla parete e alla lunga distruggerla, diciamo, fare sulla parete, provocare dei come noi diremmo, dei microtraumi sulla parete giorno per giorno, e alla lunga
diciamo, consumare la parete. Come si chiamano il fenomeno si chiama cavitazione, cioè formazione di cavità. Anche qui questo è un fenomeno che noi diciamo che soprattutto chi si occupa di condotte in pressione deve badare a evitare, però diciamo, a titolo di curiosità è stato sperimentato anche per apparecchi che puliscono la frutta, no? Per apparecchiature industriali che puliscono la frutta, cioè sottopongono, mettono la frutta in una corrente che è sottoposta a cavitazione, e questo fenomeno di cavitazione, colpendo la superficie della frutta, la pulisce, cioè la rende, diciamo, toglie tutte, sai, le particelle di terreno, corde varie. Ma non usano più l'acqua per lavare? Come? Non utilizzano più l'acqua per lavare? No, è con l'acqua, perché la cavitazione viene dell'acqua. Va bene, direi facciamo una pausa. Io scusa, mi sono persa la parte degli accordi dei giudici mentre stavo scrivendo. Quindi la migliore progettazione delle situazioni è quella con i raccordi a uno, non quella con i raccordi di aria. Sì. Almeno. Ma poi dipende sempre da quanti sono, perché se tu hai, non so, devi fare un raccordo che devi portare l'acqua da qui, fare una piccola di grande rapimento, ne avrai due al massimo, non è che devi fare. Però se cominciano a diventare di più, è meglio. La velocità in un corso d'acqua ci è utile per vari motivi. Ci è utile di per sé, perché conoscere la velocità significa anche conoscere, diciamo, la potenzialità di erosione di quel corso d'acqua, significa conoscerne la pericolosità, come abbiamo visto. Molto, diciamo, l'uso principale che si fa, diciamo, della conoscenza della velocità è proprio per misurare la portata del corso d'acqua. Sì. No, ti avevo visto paralizzato. Intanto. Dunque, stavo dicendo, ci serve per conoscere la portata, e teoricamente noi già sappiamo come ricavarla, no? Perché noi sappiamo che cos'è la portata, come esprimiamo noi la portata in due modi. Quello più immediato, potete guardare sugli appunti. Uno è aria per velocità, che tra l'altro è quello di cui dobbiamo parlare adesso, però questo non è il più immediato. L'altro è
volume sul tempo. Ok. Però a noi in questo caso serve conoscere questo. Perché? Perché se noi di una sezione liquida, scusate, io ho detto, sto usando questo termine, sezione liquida, non vi ho mai dato una definizione, è abbastanza intuitiva. Sezione liquida, allora una sezione in generale può essere la sezione di un albero, no? Noi prendiamo il territorio e facciamo una sezione. Sezione vuol dire taglio, no? Quindi facciamo questa sezione e otteniamo quello che voi vedete adesso. La sezione liquida o sezione bagnata è invece una sezione della corrente. Quindi la sezione liquida è, come dire, è questa. Questa si chiama sezione liquida di area A. Quindi se noi conosciamo la velocità della corrente e con determinati strumenti, con altri strumenti invece di tipo topografico conosciamo l'area perché è disponibile, abbiamo fatto noi o qualcuno per noi ha fatto un rilievo topografico della sezione, noi conosciamo possiamo conoscere l'area della sezione liquida, quindi questa famosa A. Qui ho scritto A1, ma in questo caso gli indici non ci interessano, scusate. U uguale A1, cancello anche questa che al momento non ci serve. Quindi se noi conosciamo A grazie alla topografia e V grazie a determinati strumenti, noi possiamo conoscere la portata, che è una cosa fondamentale, perché conoscere la portata di un corso d'acqua. Perché? Intanto perché quel corso d'acqua magari alimenta un invaso, no? Allora noi dobbiamo sapere che quell'invaso, i vari corsi d'acqua, no? Per esempio, se qui e questo è un territorio in pianta, no? Al quale facciamo più breve. Allora, questo è un invaso che viene alimentato da tre corsi d'acqua. Uno, due e tre. Allora, se io, diciamo, soprattutto se questo invaso bisogna decidere se costruirlo o no, bisogna, non so, per esempio, si sa che in una certa zona c'è carenza d'acqua e si sa che ci sono dei corsi d'acqua che hanno una certa portata. Allora, se noi abbiamo degli strumenti di misura di quei corsi d'acqua da un certo numero di anni, in questi corsi d'acqua, magari in questi altri, no? Poi ci devono essere una serie di condizioni per cui in un certo posto può essere conveniente, per come è conformato, per esempio dove c'è una gola, è facile costruire una diga dove c'è una gola, è più conveniente, perché con una piccola costruzione stretta noi possiamo sbarrare magari un invaso molto ampio. Quindi, diciamo, però uno dei fattori che sono decisivi
decidere dove ubicare un invaso e la portata annua che diciamo che viene con la quale il territorio contribuisce eventualmente a quell'invaso. Quindi se io conosco, ho degli strumenti su questi corsi d'acqua, quindi magari questi tre e questi altri tre, quindi ho degli strumenti e io posso vedere che negli ultimi 30 anni la portata proveniente da questi tre corsi d'acqua può essere maggiore, decisamente maggiore della portata di questi tre. Quindi io, non io perché non è una persona che decide questo, ci sono comitati tecnici, diciamo politici, eccetera, e alla fine si decide in base a diverse variabili e una di queste fondamentali è per ubicare un invaso e sapere questo invaso quanto sarà alimentato dai corsi d'acqua ambiente. E per fare questo bisogna conoscere la portata. Fino ad ora, adesso ci sono strumenti con l'elettronica, si fa di tutto e di più, quindi ci sono strumenti che ci danno direttamente la portata. Però ci sono, diciamo, i nostri corsi d'acqua sono ancora pieni di strumenti tradizionali che ci danno solo l'altezza dell'acqua. E vedremo poi come colleghiamo questa altezza alla portata. Dunque, questo per dire che ci serve questa formula. Ci serve con gli strumenti tradizionali, ma ci serve anche con quelli elettronici, o meglio serve a chi, agli ingegneri elettronici che progettano, perché l'ingegnere elettronico deve sapere cosa fanno questi strumenti elettronici. Questi strumenti elettronici, come dire, in un attimo, misurano la velocità in un gran numero di punti della sensione, fanno la media di queste velocità e misurano anche l'area della sensione liquida. Quindi, diciamo, in un flash, e fanno anche il calcolo. In questo calcolo c'è questa formuletta. Però, diciamo, noi non dobbiamo progettare strumenti elettronici, ma invece, diciamo, utilizziamo, o almeno alcuni di voi potranno utilizzare quotidianamente i dati del servizio idrografico, che sono, almeno fino ad oggi, sono dati di altezza idrometrica. Questa è. Loro pubblicano l'altezza idrometrica, o almeno la pubblicavano quando il servizio funzionava, oggi sono andati a fare il servizio a sé. Mi disse una che lavora lì che loro hanno un server che coi fulmini ogni tanto se ne va. Però veramente non è mai stato spento come in questo periodo, saranno forse, non dico 3 mesi, ma 2 secondi che spento. Vabbè. Che stavo dicendo? Allora, quindi noi vogliamo conoscere questa, la Q, noi è qui che vogliamo arrivare. Per arrivare alla Q dobbiamo avere due dati, uno è l'area, l'altro è la velocità. Però, attenzione, il servizio idrografico ci pubblica solo l'altezza. Vediamo un po' come si fa dall'altezza idrometrica. Allora, questa viene chiamata o altezza idrometrica, oppure, prendete appunti, tirante idrico. Tirante idrico. Altezza idrometrica o tirante idrico? Sì.
Allora, intanto vediamo come si passa dall'altezza idrometrica all'area della sensore liquida. Faccio un disegno un po' più grande. Allora, guardiamo questa sezione di un alveo naturale, come si vede dalla forma, no? Che è irregolare. Qui abbiamo segnato la verticale più alta, quella che tocca proprio il fondo alveo, e poi qui ho segnato delle linee orizzontali che potrebbero essere i vari livelli che il fiume tocca durante la sua vita, non durante l'anno. Noi possiamo vedere che geometricamente, allora, questa è la funzione generica, area della sezione liquida è funzione di cosa? Dell'altezza, no? Perché, anzi direi, è una funzione monotona crescente. Che vuol dire monotona? Chi ha dato matematica? Che non è monotona come monotona. Dai, nessuno ha dato matematica. Maledetta pure, è facile, è veramente una scienza. Allora, una funzione monotona, per esempio, una funzione monotona crescente è una funzione che, diciamo, procedendo lungo l'asse delle x, il cui valore non diminuisce mai. Magari rimane costante, però non diminuisce mai. Questa è una funzione monotona crescente. Una funzione monotona decrescente è, come dire, il concetto opposto. È una funzione che non aumenta mai, magari rimane costante, però non aumenta mai. Quindi questo è il concetto di funzione monotona, che può essere crescente o decrescente. Una funzione strettamente monotona è una funzione che, per esempio, una funzione strettamente monotona crescente è una funzione che aumenta sempre. Quindi quale può essere? Per esempio una parabola. Y uguale x quadrato. Aumenta indefinitamente.
Quindi questa era una funzione strettamente monotona crescente. Al contrario, una parabola, diciamo il ramo destro di una parabola. Il ramo sinistro di una parabola è, per esempio, una funzione strettamente monotona, però decrescente. Quindi, l'area di questa sezione in funzione dell'altezza è una funzione monotona crescente, anzi, strettamente monotona, perché in ogni caso, quale che sia la forma della sezione, al crescere dell'altezza l'area aumenta per forza. Ora, dato che i corsi d'acqua naturali non hanno forme di funzioni, diciamo, di funzioni matematiche, ma hanno forme casuali, naturali, quindi una funzione, più che, diciamo, quello che noi chiamiamo in matematica funzione, magari non si può avere, però si può avere una tabella, no? Una tabella di corrispondenze, cioè che a una certa altezza h con 1, il valore sarà con 1, fino a h con n, allora il valore sarà a con n, cioè la massima. Quindi, diciamo, esiste una scala di conversione, di trasformazione, diciamo, delle altezze in aree. Quindi per altezze noi intendiamo le altezze raggiunte dalla corrente, e sappiamo che per ogni altezza raggiunta dalla corrente, ad ogni altezza raggiunta dalla corrente, corrisponde una certa area della sezione. Ed esiste, diciamo, scrivendo in generale, noi possiamo scrivere una forma generica di questo tipo che ci dice che cosa? Che l'area è funzione dell'altezza. Ora però dobbiamo tenere presente che questo, diciamo, se vuole essere più noi, non è vero al 100%. Perché? Vi ricordate il profilo di piena? Intanto ricordiamoci che cos'è il profilo di piena. Se abbiamo un corso d'acqua, e questo corso d'acqua è soggetto a una piena, a una corrente di piena, se noi avessimo diciamo una macchina fotografica enorme, diciamo, e potessimo fotografare il profilo di questo corso d'acqua, noi come lo vedremmo? Avrebbe una forma, grosso modo, di questo tipo. Allora, chiaramente qui stiamo un po' esagerando le curvature, però diciamo che avrebbe questo tipo di forma. Però no, vabbè, con questo parliamo poi a proposito della portata. No, niente, scusate. Allora, quindi intanto abbiamo capito che con i dati pubblicati dai vari enti che misurano queste cose, noi abbiamo disponibile l'altezza idrometrica. Però intanto sappiamo che è possibile ricavare dall'altezza idrometrica, è possibile ricavare l'area della sezione liquida.
Quindi attenzione, questa A non è l'area generica dell'alveo, della sezione dell'alveo così, è l'area dell'effettiva sezione liquida, l'area occupata dalla corrente. Allora, a sua volta poi, la portata, vedete qui, la portata è funzione dell'area. Quindi, essendo Q uguale A per V e A funzione di H, possiamo scrivere che Q è funzione sia di H sia di V. A questo punto ci rimane da calcolare V, perché A la conosciamo da questa tabella qui. Prof, ma di V e di A? Come? Di Di V, questo, sia di H sia di V, ma perché di H? Perché area è funzione di H. Quindi, essendo Q funzione sia di A sia di V, è funzione, come dire, se è funzione di A, è funzione di H. Quindi, diciamo, sapendo come calcolare, ma nemmeno come calcolare, perché noi dovremmo avere, se abbiamo una sezione in studio, dovremmo avere una volta per tutte, questa tabella qui di conversione. Tabella che possiamo anche esprimere come grafico, diciamo, però l'importante è che ci sia questa tabella di corrispondenza che a ogni valore di H corrisponde il valore di A. E vediamo adesso come misurare la velocità. Allora, se nella nostra sezione, come succede adesso, non è installato uno strumento elettronico, magari fra 5, fra 10 anni saranno tutti impallati così, non lo so. Però se la nostra, è, come avviene nella maggior parte dei casi, è una sezione trasversale, equipaggiata o strumentata, si dice anche, con un normale strumento che misura le altezze, noi dobbiamo essere capaci di convertire quelle altezze, cioè quelle aree, in portate. Allora, come si fa questo? Dobbiamo conoscere le velocità. Questo si fa con dei mulinelli. Mulinello è uno strumento, diciamo, vengono chiamati anche pesci. Allora, i mulinelli sono
costituiti di solito da un corpo pesante, affusolato, diciamo, che ha una forma idrodinamica, e sul muso di questo corpo è installata un'elica che viene fatta girare come una girandola, diciamo. Come? A seconda della velocità della corrente? Sì. Si basa sui cicli, sulle frequenze, sulle velocità? Sui cicli, bravo. Questo voi avete tutti presente le girandole, no? La girandola che fa passivamente, quando c'è il vento, gira. Così quest'elica passivamente viene fatta girare dalla corrente e dentro ci sono dei meccanismi elettromeccanici che convertono il numero di cicli in velocità, perché sono stati tarati in laboratorio, diciamo, in corsi d'acqua artificiali in laboratorio. Quindi con velocità nota chi ha costruito il movimento ha immesso una corrente d'acqua in una canaletta a velocità nota e ha registrato che a quel numero di giri la velocità della corrente era 1.1. Aumentando la corrente a velocità 1.2, aumentava il numero di giri, eccetera. E ha così costruito una scala interna che noi non vediamo, che non dobbiamo nemmeno, diciamo che non siamo tenuti a conoscere perché sono particolari costruttivi dello strumento. Fatto sta che questi strumenti, in base al numero di giri, ci danno il valore della velocità della corrente, però attenzione, della velocità della corrente dove? Nel punto in cui viene messo lo strumento, no? Viene immerso lo strumento. Perché noi sappiamo, abbiamo già visto, il profilo di corrente, attenzione che non è il profilo di piena, noi abbiamo visto che in un canale c'è un profilo di corrente grosso modo di questo tipo, no? Quindi piccole velocità vicino alle pareti e velocità maggiori lontano dalle pareti, fino a raggiungere la velocità massima in superficie, diciamo massima in superficie, poi magari prendo una piccola cosa. Allora, questo tipo di strumenti, a seconda di dove lì nel punto dove vengono sospesi, immersi, lo si fa stabilizzare e ci dà un valore di corrente. Quindi noi dobbiamo essere in grado di calare questo strumento nella nostra corrente. Questo si può fare in vari modi. Allora, si può per esempio approfittare nel caso che sulla sezione passi un ponte e magari questo ponte può avere un pilastro, anzi una pila, di solito lo chiamate pile del ponte, abbia una pila in questo punto, no? Per cui degli operatori possono salire qui, diciamo questo sarebbe il parapetto, e calare lo strumento. Noi questa cosa di calare lo strumento è una cosa che facciamo, ma non per la velocità dell'acqua. Noi abbiamo più che calare lo strumento, noi abbiamo uno strumento immerso in un ponte sul fiume Caratelle che misura la torbidità dell'acqua, la quantità di sedimento sospeso, di solidi sospesi nell'acqua. Questo strumento è ingabbiato in un tubo. Noi quello che facciamo ogni tanto è andare a calare a lanciare delle bottiglie tarate con le quali preleviamo dell'acqua per poi, per fare la taratura.
dato dello strumento riguardo alla quantità di solidi sospesi? Diciamo, questo stesso tipo di attività si può fare con uno di questi unitelli, però attenzione. In quella frangetta non c'è un distacco di vena, quindi non potrebbe influire tanto sulla velocità. Ma lo strumento è tarato, cioè quando lo strumento è stato tarato in laboratorio, in laboratorio c'è comunque un distacco di vena, perché intanto è vero che lo strumento è disegnato in maniera da minimizzare pressoché nullo il distacco di vena. Però intanto c'è l'elica, cioè l'elica provoca distacco di vena, può provocare addirittura cavitazione qui intorno, creando una depressione intorno all'elica. Però tutto questo è stato fatto in una corrente di cui era già molta la velocità, cioè quando è stato costruito, o meglio, quando è stato tarato lo strumento in laboratorio, chi l'ha tarato sapeva, cioè aveva qui una canaletta, sapeva che in quella canaletta la velocità era V con 1, no? E quindi quando lo strumento faceva quel numero di giri, lui sapeva che la velocità era V con 1. Devi pure controllare dove la installi, certo, perché se soprattutto se lo strumento viene scarrocciato a valle, cioè cosa succede? Se tu sei a monte del ponte, diciamo che tu adesso ti stai calando, la la corrente viene da voi verso me e lo strumento va a finire nell'acqua. Se siamo vicini alla fila del ponte, ma siamo abbastanza a monte rispetto alla fila, disturbo, penso che il mondo, come noi abbiamo visto dal mio. Il problema è che se la corrente è forte, se noi siamo un po' alti rispetto al piede libero, allora può succedere che lo strumento e può andare a finire dei vortici, quindi misurerebbe di una velocità disordinata, no? E sono tutte cose a cui diciamo bisogna stare attenti, quindi magari bisogna un po' spostarsi dalla corrente lì, anche se in ogni caso può essere è vero che quella velocità è una velocità di un flusso disordinato, però è una velocità effettiva. Cioè, ma aumenta quando il distacco di vena, la velocità dell'acqua. Nel punto di distacco di vena, credo che la essendoci un attrito, dove c'è il distacco di vena? Quindi sul. Distacco di vena, se avviene, dovrebbe venire qui. Dipende da tante cose, però mediamente dovrebbe avvenire intorno a questa zona. Allora, noi calando il mulinello da sopra, possiamo anche osservare che il mulinello viene trascinato mentre noi lo tagliamo. Se la corrente è abbastanza forte e se noi siamo piuttosto alti sulla superficie libera, lo strumento può venire trascinato verso valle, andando magari a finire in una zona vorticosa dove comincerà a posizionarsi secondo i vortici. Però noi dobbiamo conoscere anche la velocità qui, perché lo strumento ci darà comunque una velocità
attendibile, cioè è la velocità in un modo corposo, però è comunque una velocità che ci serve conoscere, e tra poco vedremo anche perché. Quindi noi che cosa dobbiamo fare ora per conoscere la velocità? Dato che la velocità varia da punto a punto della corrente, varia per mille motivi, varia per l'attrito che c'è con le pareti, per l'eventuale turbolenza causata dalla pila di un ponte, o magari da un masso che si può trovare qui, no? Quindi la velocità può variare per mille motivi. Diciamo che il motivo principale per cui varia la velocità è la distanza dalle pareti, che sia il fondo, che sia dove sponde, è il principale fattore che fa variare la velocità della corrente nei vari punti. Quindi noi dobbiamo dicevo, uno dei metodi possibili è sospendere lo strumento da un ponte. Tenete presente che se c'è un ponte vuol dire che stiamo... Oddio, i ponti ci sono anche, i ponticelli ci sono anche sui piccoli corsi d'acqua. Però se il corso d'acqua è di una certa importanza, le altezze sono rilevanti, sopra 3, 4, 5, il nostro torrente di 13 metri, e non è che sia un torrente eccezionale. Io prima ho fatto la mossa, cioè mimicamente ho fatto vedere come se noi calassimo lo strumento. Questo si può fare per piccoli corsi d'acqua, perché in piccoli corsi d'acqua abbiamo piccoli strumenti, ma questi strumenti possono pesare parecchie decine di chilogrammi, quindi sicuramente non possiamo calarli a mano. Ci sono in questo caso degli argani, cioè sono, uno deve andare, noi non ce l'abbiamo, però ci sono dei furgoni o dei pick-up che hanno l'argano montato sopra, e si fa tutto con l'argano, lo strumento viene calato con l'argano. Oppure, se non c'è un ponte, ci sono le teleferiche, gli enti che misurano queste grandezze posizionano delle teleferiche sulle due sponde, e lo strumento, e poi viene manovrata la teleferica orizzontalmente, e lo strumento viene fatto scendere, con tutta una serie di comandi che non sono facili, però si fa tutto in questo caso dalle sponde, non da sopra come nel caso di un ponte. Invece, se il corso d'acqua e di quelli abbastanza grandi e tranquilli, si fanno anche con le barche queste misure. Si può ottenere la barca in equilibrio col motore, oppure la barca può essere collegata a una cima, un cavo, che tiene la barca ferma rispetto alla corrente, e da lì dalla barca si cala in movimento. Prendiamo comunque l'esempio del ponte, giusto per fare un esempio più concreto. Allora, noi dobbiamo misurare la velocità, quindi in più, no? E questi più punti li dovevo scegliere con un certo criterio, no?
Quindi dobbiamo innanzitutto determinare un certo numero di verticali. Questo può dipendere dal tempo che abbiamo, da tante cose, dalla lunghezza che vogliamo. Diciamo che facciamo delle verticali, per esempio, se questi sono una decina di metri, diciamo che facciamo delle verticali ogni 2 metri e mezzo. Va? Quindi è vero che noi qui è come se avessimo due correnti ai due lati della fila. Quindi, dato che questi sembrano, se in tutto sono 10 metri, questi potrebbero essere, qui 5, questi potrebbero essere 3 contro 7. Quindi potremmo fare qui 2 verticali. E qui 3. Lungo le verticali dobbiamo poi anche qui stabilire il numero di misure che vogliamo fare. Quindi, diciamo, come ho detto, se questi sono 10 metri, questi saranno, all'incirca saranno 8 metri. Vabbè, diciamo. Allora, io ho fatto vedere praticamente questa qui e dobbiamo considerarla una sezione di piena, perché vediamo che qui l'acqua è arrivata in maniera anche abbastanza preoccupante sotto, appena sotto il ponte. E, però, diciamo, non è detto che noi si vada a misurare, a prendere queste misure sempre nei giorni di piena. Anche perché, tra parentesi, nei giorni di piena spesso non si riesce ad andare, come sanno bene quelli della protezione civile, perché in quei giorni normalmente non è in piena un solo torrente, sono in piena diversi torrenti della zona e la protezione civile ha diverse sezioni strumentali, per ogni torrente ha a volte più di una sezione strumentale. Quindi nei giorni di piena non si riesce a monitorare tutti quelli che andrebbero monitorati. Però diciamo, questo poi è un problema di organizzazione degli uffici. Quello che a noi serve sapere, cominciamo già a dirlo, è che ci serve fare questo tipo di misure sia nei giorni di piena, sia nei giorni di magra, sia nei giorni di morbida, per la condizione intermedia. Allora, quindi adesso abbiamo fatto il nostro piano di campionamento. Tenete presente che campionamento non vuol dire per forza prendere dei campioni. Un campione è una misura, questa è una misura a campione. Abbiamo fatto il nostro piano di posizionamento del nostro velocimetro, del nostro velocimetro, e possiamo fare le nostre misure. Quindi otterremo tutta una serie di valori U questa è la posizione 1, questa è la 2, ma numeriamole per
fino ad arrivare alla R. Allora, se queste posizioni sono equidistanti, a ognuna di queste posizioni competerà una certa area, no? Ok, non vi fate ingannare dalla presenza di queste strisce, celesti. Allora, noi possiamo a questo punto, conoscendo per ogni, diciamo, per ogni area, conosciamo la velocità di quell'area. È vero che anche all'interno di quest'area la velocità varia, però noi comunque dobbiamo assumere un valore perché non possiamo fare infiniti punti di misura. Quindi noi assumiamo che la velocità V1 competa a tutta l'area V1. Quindi noi possiamo, la portata globale risulterà dalla somma di tutte queste portate. Quindi avremo A con 1 V con 1 più A con 2 V con 2 più eccetera eccetera A con N V con N. La somma di tutte queste portate ci darà la portata finale. Oppure, vi è chiaro che qui, allora, ricapitoliamo, la formula generale della portata è Q uguale a 0, no? Noi però non sappiamo qual è, se noi conoscessimo il punto della sezione dove la velocità è uguale alla velocità media, noi caleremo all'ulinello e sapremo già la portata, però in realtà a questo punto noi a priori non lo possiamo conoscere. Quindi dobbiamo calare il luminello in più punti. Queste A1, A1. Ma volevo scrivere uno, mi è scattata la luminella. A1, A1 più A2, A2. Cosa sono queste? Q con 1 più con 2 più puntini più Q con N. Quindi Q è la somma di tutte queste portate parziali di tutte queste aree. Queste qui. Noi potremmo a questo punto, no, prima di andare avanti voglio essere sicuro che ci siamo tutti. Dite se avete qualche dubbio, qualcosa che volete che ripeta. Allora, questo per conoscere la portata. Se invece per qualche motivo vogliamo conoscere la velocità media, che non è una curiosità astrusa, dobbiamo ricavarla da questi dati. Allora, se una volta che abbiamo calcolato la portata con questo sistema a sommatoria,
conoscendo questa formula, la V, tenete presente che quando scriviamo Q uguale a V, V è la velocità media. In questo caso, dalla formula della portata, V uguale. Quindi, dove A è sempre l'area della sezione limite. Quindi, una volta trovata la portata, possiamo ricavare la velocità media semplicemente, diciamo, invertendo la formula della portata. Facciamo una pausa, forse questa non lo so. Come volete voi, a me può anche fare piacere di non prendere un caffè. Ah, basta. No, voi siete in corso veramente disciplinato, il corso dell'anno scorso, peraltro, bravissimi ragazzi, assolutamente. Che dite? Sì! Subito un coro. Bene, possiamo riprendere se ci siamo ripresi. Se non ci siamo ripresi, dobbiamo riprendere lo stesso. Voi seguite per caso la pallavolo in televisione? Avete visto? Proprio c'è quel Lucchetta, che è un ex giocatore di pallavolo, che fa il cronista, che fa dei giochi di parole che a volte stanca proprio mia figlia di 12 anni. Ogni tanto dicevo, ma non si può stare zitto perché sta sempre a tirar fuori i giochi di parole. Allora, dicevamo, quindi come dire, mettiamo un punto dove siamo arrivati. Abbiamo misurato la velocità della corrente in più punti. Grazie a queste misure in più punti abbiamo ottenuto le portate parziali per ogni sottoarea della sezione liquida, sommandole abbiamo ottenuto la portata. Volendo conoscere la velocità media, possiamo trovare la velocità media semplicemente applicando la formula della definizione della portata, no? U uguale a Q. Un altro modo per avere fatte queste misure, un altro modo, diciamo, per ottenere la portata potrebbe anche essere, soprattutto se le misure, se i punti di misura sono tutti equidistanti tra di loro, si può semplicemente fare la media aritmetica delle velocità ottenute. Quindi questo è il metodo 1, metodo di calcolo. Il metodo 2 potrebbe essere di fare la media, quindi 1 più Q2 più Q con N diviso N. Però attenzione, questo lo possiamo applicare solo se le misure, se i punti sono tutti equidistanti fra di loro. Perché questa è la media aritmetica, altrimenti dovremmo applicare la media ponderata. Non so se voi conoscete, diciamo, se tutti conoscete questa distinzione. Media aritmetica, media ponderata, l'avete fatta per caso in matematica? La ponderata. Come? Qual è arrotondata? No, non c'entra col fatto che sia arrotondata. La media ponderata è quella, mentre qui, come dire, come va di moda oggi, 1 vale 1, cioè
tutte queste osservazioni, tutti questi valori hanno la stessa importanza. Per dire, la vostra, se voi vi volete calcolare la vostra media dei voti agli esami, voi che fate? Prendete, fate la somma dei voti, quindi voto con 1, voto con 2, eccetera, eccetera, e dividete per n, cioè il numero degli esami che siete riusciti a dare, no? E avete la vostra bella media. Questo perché, e in effetti, questa è la media con cui ci si presenta all'esame di laurea, quello finale. E, volendo però, ogni tanto è stata anche proposta questa cosa, sì, però un esame di 90 ore poi ha lo stesso valore di un esame di 30, che è una cosa, ha anche una sua logica, no, questa osservazione. Per cui magari, diciamo, lo studente, non per malattia, ma perché siamo esseri umani, magari cerca di prendere 30 all'esame di 20 ore e se arrangia con un voto quello che capita, l'esame di 90 ore, alla fine mi, diciamo, può funzionare anche così. E, per cui, volendo, uno potrebbe anche attribuire, voler dare a ogni esame un peso diverso, no? E quindi applicare sostanzialmente una media ponderata. Come potremmo fare? Mettiamo per esempio che queste aree, che in effetti vedete sono un po' diverse, alcune, questa qui per esempio è diversa da questa. Allora, per trovare la velocità media, il primo sistema è questo, cioè partire da questo e poi dividere. Però, siccome la media ponderata è una cosa che ci serve conoscere, e che se ho ben capito nessuno di voi ha ancora incontrato, no? Quindi è bene che la facciamo, anche se poi la rifaremo, però è un concetto importante. Allora, ammettiamo che noi abbiamo tutte queste misure di velocità e che però non siamo riusciti a farle equidistanti. Quindi a ogni misura di velocità compete un'area diversa, come un po' si vede qui, no? Per esempio tra la 4 e questa qui, la 5, sono venute un po' diverse. E i motivi possono essere diversi, perché magari qui sul ponte poteva essere pericoloso fare la verticale un po' più qua, pericoloso proprio per l'operatore, no? Allora per sicurezza ci si è spostati qui. Quindi, diciamo, come dire, questa misura, questa sarebbe la 5, 6 e 7. Allora, tra la 4 e la 7, quale misura è più influente sulla media generale? È la 7, e soprattutto, anzi, tra la 2 e la 7, quale è più importante? La 7, mentre se noi applichiamo la media aritmetica, diamo a entrambe la stessa importanza. È come dire che all'esame di 20 ore e all'esame di 90 ore diamo la stessa importanza. Va bene così com'è, però a rigore non è proprio, e tantomeno sarebbe giusto in un caso del genere otterremo una misura, una stima, diciamo, abbastanza imprecisa. Allora dobbiamo, come dire, assegnare a ogni valore una sua importanza, anzi un suo peso, mentre importanza è una parola generica, peso è una parola precisa. Perché si chiama media ponderata? Sinonimo di media ponderata, d'altronde pondus ponderis in latino vuol dire peso, è media pesata, perché a ogni valore viene attribuito un peso. Qual è questo peso? Nel caso di queste misure di velocità, il peso Nel caso di queste misure di velocità, il peso è dato dalla sua area di competenza. Cioè,
Questa misura, la 7, che area copre? Quanti sono? 3 metri quadrati? Allora, quel 3 è la misura, è il suo peso, no? Nel senso più generico di importanza della misura. La 2 quanto copre? Sarà un metro e mezzo. Allora, un metro e mezzo è l'importanza di questa della V2, della V2. Quindi, come facciamo a, diciamo, matematicamente a attribuire questo peso, questa importanza? Con la media ponderata. Quindi, questa è media aritmetica. Che poi questa la conosciamo tutti, no? La media ponderata invece è questa. Allora, V medio uguale. Allora, dobbiamo sommare V1 per A1 più V2 A1 più tutti gli interventi più un con L a con L diviso, a farla lunga, a 1 più a 2 più a con L. Allora, tutto questo è semplicemente A. Questa è la media ponderata. Quindi come si fa la media ponderata? La grandezza che noi stiamo misurando qual è la V, la velocità, no? Però abbiamo visto che non tutte le velocità hanno la stessa importanza. Sono più importanti, hanno più peso le velocità alle quali compete un'area maggiore. E quindi che facciamo? Moltiplichiamo ogni valore di velocità per il suo valore di competenza di area, che può essere chiamato anche tecnicamente per il suo peso. In questo caso è dato dall'area. Quindi velocità 1 per la sua area numero 1, la velocità numero 2, quella di questa zona, per la sua area, cioè A con 2, eccetera, eccetera. Il tutto diviso, attenzione, non per il numero delle misure, come si faceva per la media aritmetica, il tutto diviso, come dire, per il peso totale, che in questo caso è l'area. Se ci fate caso, abbiamo solo ribollito quello che abbiamo fatto qui, Perché? Prima, col procedimento numero 1, che cosa avevamo fatto? Volevamo ottenere la portata, non ci stavamo concentrando sulla velocità media. Volevamo ottenere semplicemente la portata. Allora, abbiamo moltiplicato questi qui. Somma cosa sono A con 1 per V con 1, A con 2 per V con 2, Q1, Q2, Q fino a Q con N. Cioè A con 1 per V con 1 è la portata di questa sezione, no? Come se questa fosse una corrente a parte con velocità media V con 1 e A uguale ad A con 1, e quindi questa qui è Q con 1, quest'altra è Q con 2, quest'ultima è Q con N.
Le abbiamo sommate, però sommando le portate parziali, che cosa si ottiene? La portata totale. No? Dopodiché, volendo conoscere la velocità media, abbiamo detto, ok, conosciamo la portata globale, no? Che è questa somma. Conosciamo l'area. Se vogliamo conoscere la velocità media, che qui non ci siamo calcolati, dobbiamo semplicemente riarrangiare questa formuletta, un'equazione di primo grado, e ricavare la V. E questa V uguale Q su A non è altro che questa, perché questi V1, V2 a 2, Vn a n sono semplicemente queste. Quindi qui che abbiamo fatto? Portata totale diviso l'area totale, cioè questa. Cioè siamo ritornati, abbiamo semplicemente riscritto questa dividendola per l'area, quello che abbiamo fatto qui. Quindi potremmo riassumerla come la sommatoria di tutte le Q con n, sì, tratto la sommatoria delle A con n. Esatto. Tant'è vero che con una scrittura più formale, con un altro tipo di scrittura, che anche dobbiamo conoscere, possiamo utilizzare per fare una forma più compatta il simbolo di sommatoria. Questo, per chi non lo sapesse, questo è il sigma della S greca, cioè il sigma maiuscolo in greco. Quindi, e indica, questo è un operatore che diciamo, indica che alla sua destra si sommano le grandezze che sono scritte. Ah, però l'ho scritto troppo bene. Però per abituarci a questa simbologia, per non essere persi se ce la troviamo davanti, stessa cosa. Anzi, questa, il denominatore me lo viene a scrivere uno di voi, qualcuno che non è mai venuto.
Tu sei mai venuto? Per loro. Come ti chiami? Carbonara Vincenzo. Carlo? Carbonara Vincenzo. Carbonara. Allora, Quintaro, Donna Loia, poi c'è Marco Trigiano che non è venuto, che qualche avevo. E c'era un altro ragazzo di cui avevo preso il cognome. Lui? No, è assente, vabbè, allora sono scusa, già mi sono ricordato il nome di un assente. Donna Loia. E tu sei Carbonara. È per Carbonara Trigiano, allora, con lo stesso criterio con cui abbiamo scritto questa sommatoria al numeratore, proviamo a scrivere la sommatoria che sta qui al denominatore. Quindi ogni area ha un suo indice, no? Un numero indice, un numero che genericamente indichiamo con la lettera generica. Quindi qual è il 0? No. L'i più piccolo quanto vale? Che numero ha? K. Giustamente avresti anche bisogno di un caso. No. I uguale 1. Perché l'area. Attenzione, non è memoria. Perché noi potremmo anche avere cominciato con il numero 0 qua. Non c'è nessun problema. Però abbiamo cominciato con il numero 1. Quindi il valore di i più piccolo di tutti è 1. Quindi per i, da i uguale 1 e sopra il valore, attenzione, perfetto. Qual è l'i massimo? È n. Poi non lo sappiamo, sarà 11, sarà 12, non lo sappiamo. Però il valore massimo è n. Quindi, ok, poi questo è bagnato, poi dire. Quindi questa è la media ponderata. In questo caso è la media ponderata delle velocità pesate sulle aree. Ti vedo fortemente per questo. Si può ancora riscrivere quella formula, rimettendo poi dalla parte del numeratore la Q con la V. Volendo, sì, si può scrivere sommato e vieni, da. Così ci esercitiamo. Ancora di più è importante il concetto di media ponderata.
Tenete presente, poi probabilmente vedrete nel corso degli studi, che per molte cose si presenta il problema di dare un peso a una grandezza. Ma questo, diciamo, abbastanza non c'entra molto con il nostro corso, però per dire, se io voglio dare, classificare una zona come classificare un territorio in base, come devo dire, al suo pregio ambientale, no? Che facciamo? Gli diamo un voto così a sentimento? Bisogna cercare, e questa cosa la voglio fare questa classificazione seguendo un criterio anche esprimibile in numeri. È vero che non tutto si può esprimere in numeri, eccetera, però a volte siamo costretti. Allora, io potrei assegnare un voto alle bellezze naturalistiche, alle bellezze naturali, magari da 1 a 10, così semplicemente. Un altro voto, sempre da 1 a 10, alla biodiversità, quindi assegnare un valore di biodiversità da 1 a 10, e poi un valore alle bellezze, diciamo, alle bellezze create dall'uomo, no? Architettura o magari pittura, che può essere inserita anche in grotte, insomma, pitture rupestre o pitture nelle chiese. E ognuno di questi valori, tra virgolette, estetici, quindi assegnare un valore da 1 a 10. Chiaramente questa assegnazione da 1 a 10 ha una sua soggettività, però dopodiché voglio vedere il valore complessivo di una certa area. Per esempio, se un'area ha solo bellezze naturali, di biodiversità, avrà 0 dal punto di vista delle bellezze architettoniche, no? Però, diciamo, poi si subentra il problema, una volta assegnati questi voti, di dire: ma io, per lo studio che sto facendo, per quello che serve, non so, all'amministrazione, devo dare peso uguale a questi tre indici, quindi bellezza naturalistica, biodiversità, beni culturali, o per qualche motivo io voglio assegnare un peso maggiore ai beni culturali? Che ne so, non mi viene un perché, oppure un peso maggiore alla biodiversità. Allora, quindi se io, quando devo dare il voto complessivo a quel territorio, questi hanno tutti e tre lo stesso valore, il suo valore complessivo potrebbe essere 7 più 6 più 8. Però se diciamo, per me, i beni culturali hanno un maggior valore, vanno tenuti in maggior conto, che ne so, per qualche motivo, no? Allora io potrei stabilire che questi valori vanno moltiplicati, che ne so, se il valore, abbiamo detto, natura, biodiversità, beni culturali. Allora, il valore natura va
verrà moltiplicato per 0,3. Valore bio pure per 0,3 e valore beni culturali per 0,4. Quindi in questo caso io otterrò, se faccio un indice, come dire, pesato, io non otterrò più qui 7 più 6 più 8, quindi in questo caso sarebbe 7 più 6 più 8. Invece in quest'altra ipotesi mi verrebbe 7 per 0,3 più 6 per 0,3 più 8 per 0,4. Perché, diciamo, in alcuni casi che sono, come dire, applicazioni meno quantitative di queste, cioè questa è una valutazione esclusivamente quantitativa. Qui si cerca un po' di contemperare due esigenze diverse. Una è quella della valutazione del pregio naturalistico e culturale di un territorio, che non è ben quantificato, non è come misurare l'altezza di una persona o la velocità della luce, cioè non è una misura quantitativa, è una misura qualitativa e anche piuttosto soggettiva. Però alla fine poi noi siamo costretti, quando dobbiamo confrontare più territori, dobbiamo decidere dove mandare investimenti o come valutare gli investimenti che sono stati fatti, alla fine a qualche santo bisogna votarsi, no? E questo santo è, in un certo senso, cercare di quantificare ciò che non sarebbe proprio quantificabile nella sua natura. Quindi, ecco, attribuire dei pesi a determinate grandezze è un procedimento, diciamo, un procedimento concettuale che va anche molto al di là di quella che può essere una media ponderata. Cioè qui la media ponderata ci sta tutta, cioè è una cosa rigorosissima, ma questi è anche vero che sono, come dire, misure che sono quantitative di per sé. Però come facciamo a stabilire se vale di più Michelangelo o Raffaello, no? Diventa un po'... Però ecco, diciamo, ci sono questo concetto dei pesi, dell'importanza, è una cosa da tenere presente, perché non sempre uno vale uno. Come dice Totò, è più detto tutto. E dunque, 12:39, vediamo se qui possiamo dire altro. No, possiamo, se c'è ancora qualcosa che mi sfugge. Ah, come no? Allora, torniamo a noi. Noi quindi adesso sappiamo due cose. Sappiamo sia in questa sezione qual è la portata, sia qual è la velocità media. In questa sezione liquida. E come facciamo a saperlo? Perché nel giorno in cui c'era questa altezza massima, anzi, che speriamo sia l'altezza massima, perché fuori significa esondare, bravo, perché siamo andati a fare le misure. Bene. Però noi dovremmo sapere, per avere, insomma, contezza di quanta portata c'è durante tutto l'anno, dovremmo sapere anche, ok, noi lo sappiamo qui quando l'altezza è massima, e quando l'altezza è questa oppure questa, come facciamo a saperlo? È molto semplice, bisogna tornare a fare le misure. Thank you.
diciamo che vengono chiamate campagne di misura, no? Quindi si fa, grosso modo, si cerca di fare un piano di sopralluoghi, sopralluoghi che devono essere effettuati con diverse, nella gamma maggiore possibile di altezze idrometriche. Diciamo che la nostra squadra ha avuto la fortuna di trovarsi proprio in un giorno di piena, magari non dico eccezionale, comunque di piena, direi al massimo delle possibilità di questo albero. Però cosa succede? Noi, uno dei motivi principali per cui misuriamo le portate è quello che dicevamo all'inizio. Se noi vogliamo, se qualcuno vuole costruire un invaso, noi dobbiamo sapere durante tutto l'anno che portata affluisce a quell'invaso, cioè quei famosi, vi ricordate, i tre fiumi, no? E questo è l'invaso, il futuro invaso. Noi prima di fare l'invaso dobbiamo sapere, ma ci arriva abbastanza acqua qui? E come lo sappiamo? Con le misure di portata che vengono fatte sì, nei singoli corsi d'acqua e che vengono fatte durante tutto l'anno, ma non è che tutto l'anno c'è questa piena, c'è questa portata. Durante gran parte dell'anno, non lo so, la portata magari, diciamo il livello sarà questo o questo, cioè ci saranno una serie di livelli intermedi o addirittura, come spesso succede da noi, di magra, di secca, nemmeno di magra, proprio di secca totale. Quindi a noi non serve sapere solo la portata massima che è passata questo giorno, ci serve sapere la portata di tutti i giorni, no? E anche questi valori vengono pubblicati, se ve l'ho già detto, dovrebbero essere pubblicati in Puglia dalla Protezione Civile, con cadenze di compasso temporale di mezz'ora. O meglio, loro pubblicano l'altezza idrometrica. Allora, quindi cosa succede? Per poter conoscere i valori di portata di ogni giorno o addirittura di ogni mezz'ora, bisogna mandare questa squadra a fare esattamente lo stesso rilievo con altre altezze idrometriche. Però noi intanto abbiamo saputo, abbiamo, diciamo, con questo intervento abbiamo curato che all'altezza massima, diciamo HM, per dire H max, corrisponde Q con M. Non so se, vabbè, diciamo Q con M. Quindi quella portata di cui noi abbiamo trovato la formula qui, dato la formula lì era generale, ma dato che il rilievo, questo rilievo virtuale, cioè, è stato compiuto in un giorno di altezza idrometrica probabilmente massima, lo chiamiamo con M per dire altezza massima, portata massima. Di sicuro, se l'altezza sarà 0, la portata sarà 0. Q uguale 0. Allora, quindi dobbiamo mandare questa squadra in diverse condizioni di altezza idrometrica. Quindi, per esempio, qui quando l'altezza sarà a metà, diciamo, facciamo H. Questa H con 2, H con 3,
n sarebbe h con 6. Quindi la nostra squadra dovrebbe trovare, vabbè, abbiamo detto altezza 0, non c'è bisogno di andarci, però diciamo 1, 2, 3, 4, dovrebbe beccare 4 giorni nell'anno con altezze abbastanza diverse, è inutile andare se 10 cm più del giorno precedente, no? Più o meno beccare queste in tutto 5, quindi questa è la massima, 1, 2, 3, 4, 5, sì, diciamo. Andare nei giorni in cui grosso modo si trovano queste altezze, poco più, poco più, poco meno. Ora, è chiaro che uno non è che può farsi un piano del genere e dire ok, siccome c'ho questa, allora quando l'altezza sarà di 8, di 6, di 4 e di 2 vado, se no non ci vado. Uno va quando ha la macchina libera, eccetera, poi in realtà nella realtà bisogna adattarsi, però io devo comunque beccare altre 4 altezze non troppo vicine l'una con l'altra in cui troverò determinate portate con 2, con 3, Q con 4 e Q con 5. Vabbè, a questo punto questa è la che abbiamo, vabbè, facciamo Q con M, però sarebbe 6. Allora, quindi durante io devo disporre totalmente di 1, 2, 3, 4 e 5 rilevamenti, misure di portata della corrente, cioè devo applicare il procedimento che ho applicato qui, lo devo applicare ad altre, a condizioni di diverse altezze in rilevamenti. Una volta che sono andato queste 5 volte e ho trovato in corrispondenza di quelle 5 altezze idrometriche ho trovato 5 valori di portate, posso scrivere questa tabella che, come dire, in forma tabellare è quello che viene chiamata scala delle portate o anche scala dei deflussi. Di prendere dei gessi bianchi nuovi perché li sto riducendo noi in condizioni infinitesimali. Ora, tutto ciò, tutti i numeri che stanno su una tabella, come altro si possono esprimere in maniera più gradevole all'occhio? In grafico, grande classe. Allora, abbiamo detto, quali sono le ascisse ordinate di questo grafico? L'altezza delle portate. Altezza e portata. Quindi, allora, beh, venitemi ad aiutare.
quindi questa chi viene Antonacci. Mi dispiace per la condizione dei 17 piani. Scegli che non è piccolo. Allora scriviamoci qui, H con 1, H con 2, eccetera, eccetera. Per farle più leggere le tratteggiate così poi l'attenzione. No, poi queste non devono preoccupare. Le prossime fate per, giusto, perché devono servire giusto a te per avere una traccia. Tanto quel disegno lo puoi copiare per commentarlo. Magari anche più bravo di te. Sì, non c'è storia proprio. Non c'è partita. Calchiamo un attimo i singoli punti sperimentati. Bene, allora questa non è proprio una funzione matematica, ma se fosse una funzione matematica, che tipo di funzione sarebbe? Monotona o non monotona? Molto, perché cresce, non diminuisce mai, quindi è monotona, e anzi anche questa è strettamente monotona, crescente, perché monotona forse è anche che cazzo, no? Va bene, grazie. Restituisci il cesso, ok,
siamo già, scusate la ripetizione, a questo punto siamo a buon punto nel cercare di poter utilizzare i dati della protezione civile, perché ricordiamoci, la protezione civile pubblica i dati di altezza idrometrica, però noi, grazie a questa, grazie alla tabella, grazie al grafico o ancora grazie alla funzione matematica, noi riusciremo a quello che vogliamo riuscire a fare è una corrispondenza tra altezze disponibili alla protezione civile e le portate. E quello che noi abbiamo fatto qui, l'abbiamo messo sul grafico. E anche quindi noi adesso abbiamo addirittura avuto la fortuna di avere una piena molto importante che è stata rilevata, perché spesso questo non si ha nei corsi d'acqua, perché proprio in queste piene eccezionali tu non puoi avere tutte le macchine libere, no? Come dicevo prima. Quindi molte piene importanti, di molte piene importanti non abbiamo i dati. Salute. E che stavo dicendo? Oh, quindi noi, perché dicevo siamo molto vicini? Perché sì, noi per le altezze H1, H2, H3, fino ad H6, noi sappiamo, abbiamo questa corrispondenza tra altezza e portata. Cioè noi sappiamo che se abbiamo nel giorno di altezza H3, potranno essere 5 metri, no? Noi sappiamo, visto che in tale giorno, quando siamo andati, c'era una portata Q3, 300 metri cubi al secondo, noi sappiamo che tutte le volte che ci sono 5 metri, ci saranno all'incirca 300 metri cubi al secondo. E così per H4, per tutte queste portate. Però, mi viene un dubbio, e quando l'altezza, per esempio, è questa, o meglio, quando l'altezza è questa, questa portata però noi sperimentalmente non ce l'abbiamo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Ci farebbe comodo, dato che non possiamo mandare ogni santo giorno una squadra, cioè nemmeno gli Stati, nemmeno la Svizzera che è ricca può farlo. Stavo per dire nemmeno l'Arabia Saudita, ma là il problema non c'è, non parlo più di questo. Come? Derivare le misure che abbiamo. In che senso derivare? Accorciare comunque la linea di tendenza a zero della portata che abbiamo fatto l'altezza. Cioè, non sto parlando. Allora, quello che noi dobbiamo fare è, diciamo, allo stesso lato, una interpolazione. Allora, si può fare in diversi modi. Per esempio, questi sono tutti segmenti di retta, no? Si può per ognuno di questi segmenti trovare l'equazione della retta corrispondente, cioè tipo per questo segmento qui c'è questa retta, facciamo arancione, questa retta, o meglio, questo segmento arancione, e a suo ogni segmento, voi sapete, fa virtualmente parte di un sottoinsieme di una retta, no? Poi c'è questo segmento verde, anche questo segmento fa virtualmente parte di una retta. Quindi noi potremmo trovare le equazioni di tutte queste rette. E tra l'altro oggi con informatica è
facile, cioè anche senza informatica è facile creare una funzione dove dice y uguale parentesi grafica se h è compreso tra 0 e h1 e qui si mette l'equazione di una retta. Ragazzi, non comunicate tra di voi, per favore. Se h è compreso tra h1 e h2 e qui si mette un'altra funzione di una retta, no? Poi tutto questo si mette in un software, tra l'altro sono cose che perfino io sono capace di fare. E quindi si può creare una funzione che però, come dire, risulta da più funzioni che vengono applicate ognuna a un intervallo. Oppure si può dare tutto in pasto a un software già pronto e questo software ci può tirare fuori una curva di questo tipo. Oppure il software ci può tirare fuori una retta unica, però diciamo una retta unica avendo tutte quelle misure a disposizione, cioè è poco precisa, perché qui effettivamente per come sono venute le misure, diciamo non siamo molto lontani da una retta, però le nostre misure potrebbero tranquillamente messe su un grafico potrebbero anche assumere la forma di una spezzata, come dire, molto più angolosa. Anzi, facciamo un po' questo. No, stavo dicendo, qui tutto sommato anche fare una retta non è molto elegante, ma non si discosterebbe molto dai dati sperimentali. Se facessimo una retta qui invece, vedete, dobbiamo tenere presente che questi dati sono dati sperimentali, cioè sono dati con la D maiuscola, nel senso che è vero che c'è l'errore di misura, l'errore dello strumento, però siamo molto vicini alla misura vera di quella grandezza. E quindi perdere la precisione di questo dato per fare una retta, diciamo, sarebbe sciocco. Allora, come si fa? I procedimenti sono due. In senso stretto, quando parliamo di interpolazione, noi il risultato di un'interpolazione è una retta, scusate, è una curva, il cui è una curva che passa per i punti sperimentali. Allora, vedete, questa funzione, questo grafico è curvilineo, però passa per i punti sperimentali. Allora, in senso stretto, l'interpolazione è questo. Servirsi
di una funzione che intersechi, il cui grafico intersechi i punti sperimentali, i punti osservati. L'altro tipo di tecnica si chiama regressione. Con la regressione noi l'interpolazione ci dà come risultato una funzione il cui grafico interseca i punti osservati. Tieni presente il disegno, che come al solito parla molto più delle parole. La regressione invece ci dà come risultato una funzione che non necessariamente, il cui grafico non necessariamente passa per i punti sperimentali, quindi vedete questo grafico verde? Il grafico non passa per i punti sperimentali, però diciamo le tecniche di regressione cosa fanno? Qual è lo scopo delle tecniche di regressione? È di rendere minima la somma di tutti questi scarti. Vedete questo? Qui c'è questo scarto, questo errore, qui c'è quest'altro. Qui c'è questo. Qui è 0. Qui c'è quest'altro. Quindi il grafico verde, diciamo, si barcamena tra i punti sperimentali, rendendo minime le differenze. Le differenze tra cosa? Tra i valori osservati e il corrispondente valore stimato dalla funzione. Regressione. Allora, utilizzare una tecnica di regressione o una di interpolazione, cioè una tecnica di regressione che non azzecca i dati sperimentali, o una tecnica di interpolazione che, diciamo, il cui grafico passa per questo arancione, passa attraverso i punti sperimentali. Questo dipende da varie cose. Innanzitutto dipende dalla bontà dei nostri dati sperimentali. Allora, ci sono dei dati sperimentali che per vari motivi che non sto qui a spiegare non sono molto affidabili. Cioè noi sappiamo che sì, noi pur avendo applicato dei protocolli di misura, eccetera, sappiamo però che per natura quei dati sperimentali non sono affidabilissimi, cioè se noi andassimo il giorno dopo a ripetere la stessa misura otterremmo una misura un po' superiore e il giorno successivo ancora una misura un po' inferiore, cioè avremmo un po' questo. Quindi voglio dire, questi dati sperimentali, per quanto siano affidabili nell'insieme, non sono il Vangelo, diciamo, non sono l'oro colato. Allora, in quel caso,
ci conviene servirci di una misura, di una tecnica di regressione. Se invece noi siamo sicuri della bontà del nostro dato, sappiamo che il margine di errore è veramente piccolo, allora ci serviremo di una tecnica di interpolazione, che sì, è chiaro che in mezzo ai dati fa sempre delle stime, cioè ci dà un valore preciso, però almeno sappiamo che onora i nostri dati sperimentali. Basta così. Oggi è stata una lezione un po' densa, diciamo, a parte i minimi inizi, però...